Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi siamo qui con la remastered di Dark Soul in prova il giorno 11 e 12 di maggio. Voglio dire solamente prima di iniziare che l'ho già provato per il computer, il primo Dark Soul, e l'ho trovato legnosissimo. Voglio vedere se su questa demo della remastered, qualcosa un po' è cambiato oltre alla grafica. Questa Questi sei sono i personaggi a nostra disposizione. Iniziare il gioco con questo personaggio, ok. Iniziamo dalla Chiesa dei Non Morti. Messaggi per terra, leggi messaggio. Attenzione, nemico temibile, voto 1. Va bene, va bene. Vediamo subito i comandi. R1, R2. Cazzo, quanto è lento. Però penso dipende anche un po' dalla spada. Mi paro. Il parry sembra più veloce. Beh, insomma, R1 e R2 comunque l'attacco pesante e l'attacco leggero sono comunque lenti, secondo me. Oggi messaggio, attenzione falò. Lo spirito oscuro Black Knight ha invaso. Cazzo. Bene, iniziamo subito bene questo video. Eccolo qua, ciao. Amicone. Vabbè. Devo anche prenderci tanto, tanto la mano. Ah, subito con il roll. Va bene, va bene. Cazzo. È lentissimo, veramente, veramente lento, cazzo. Beh, vaffanculo. Spero possa morire. Benissimo, dopo una bruttissima sconfitta data anche dalla legnosità del gioco. Allora, proviamo subito il per. Cazzo. Porca troia. Dai, per. No, no, non ci ho preso. Adesso sì. E va buono. Non ci possiamo muovere mentre prendiamo l'Estus. Andiamo subito qua. Scappiamo da tutti quelli. Ok. Tu sei fuori. Anche tu. Cosa mi lasci? Teschio esca. Mannaggia. Macchia di sangue non mi interessa. Cazzo, però quanto lento. No, porca puttana. No, è troppo lento. Porca troia. Per fortuna non sale. E quelli che stavano qua su se ne sono andati. Eccolo qua, pezzo di. Con il touch a destra apro il metal che è al menu, quello sinistro le mosse, i gesti. E che non posso neanche bloccare. Vediamo così. 174, morti il cinghiale, vai. E non mi ha lasciato niente. Vediamo se da questa parte. Ok, posso scendere in basso. E c'è subito un'altra persona che ci aspetta qua. E scappa dalla trappola. Uno, qua. Due. Dai, parte però. Tre. Io ho metà vita una Estus. Un altro. Chiave misteriosa. Chiave
chiave misteriosa, quindi qua ci sarà sicuramente una porta. Ecco, una scala. Probabilmente c'è qualcun altro anche qua su, infatti, eccone uno, eccone due. Io posso passare da qua. Ah, no. Io resto qua. Se vi avvicinate bene. Oh, cazzo, non pensavo venissi davvero. Uno, due, vai. Che cazzo, Rola. Grande anima di non morto perduto. Una porta e la nebbia. Quindi boss, immagino. No, non c'è una boss fight, ma era semplicemente una porta di nebbia o di fumo, come la volete chiamare. Allora, proviamo il primo backstep. Ok, preso, sì. 451. Allora, noi siamo anche Oscuro del Cavaliere. Vediamo un po'. Equipaggiamento. Questo è il nostro equipaggiamento. Anelli, frecce, frecce, estus. La spada, lo scudo. 68, 250, 200. No, lo scudo del Cavaliere Nero penso sia più forte. Cazzo, però quanto sei la guarda, quanto cazzo è lento, è veramente lento. Graficamente sarà anche bello per essere una remastered comunque di un gioco particolarmente vecchio, ma cazzo. È veramente, veramente lento. Qua. Devo fare attenzione a non farmi attaccare dagli angoli. Infatti c'era uno nascosto. E vai anche il terzo. Benissimo. Cazzo. Allora, devo provare i parry conti adesso. Parry, parry. No, ma neanche per niente. Ah, un colpo è morto. Sì, siamo molto, molto più forti rispetto al normale. Il livello nostro utilizza status, magari qua c'è scritto. È il livello nostro, però quale sarà? Ah, livello 16. Livello 16 per questo punto, con queste armi, questa armatura è molto buona. Qua c'è qualcos'altro. Un nemico giù in fondo. Qua, qualcun altro. Eccolo qua. Bene, senza vita. Io ovviamente con metà vita basta non posso andare molto avanti. E giù in fondo c'è uno grande, grande, grande. Come ho detto prima, ho provato questo gioco su PC. Apriamo anche questo se c'è possibile. Sì. Ho provato questo gioco su PC tempo fa. E la sua legnosità non me l'ha fatto giocare per niente. In pratica ho giocato un'ora e basta. Alla barda. Alla barda, alla barda. Vediamo un po'. Alla barda, spada lunga e alla barda. Io direi sempre la spada lunga perché comunque un danno di 220 è alto. Ora ci sei anche tu, soltanto che perché sento altre persone. Cazzo, c'era un altro. No! Ma dai! Avevo fatto. Ma tu ti rendi conto? Che schifo di gioco. Avevo fatto anche il roll, l'avevo fatto, dai, non è possibile. Ma non li trovo. Va bene, facciamo finta di niente. Cazzo! No. Allora, prima di tutto devo liberarmi del mago sopra. Allora, facciamoci questo pezzo.
Qualcuno con la balestra. No, però cazzo, rolla, porca puttana. Io non parlo perché sennò sarebbero bestemmie, imprecazioni, tante cose brutte. Io ora voglio provare a vedere se togliendo questa roba, come la tolgo, come cazzo la tolgo? Cambia equipaggiamento. Ah, rimuovi oggetto. Ora, sono brutto, brutto, brutto. Ma se io rollo adesso, ah, un po' più veloce. Anche se non di tantissimo. Allora, un po' più veloce, io direi. A questo punto. Di mettere qualche pezzo, quelli che ci danno più vita. Il roll com'è? È lentissimo comunque. Niente, ci terremo un roll molto lento e spero di riuscire a colpire tutti gli altri prima. Armatura di Baldar. Beh, se io trovassi i pezzi di Baldar, anzi, a questo punto vediamo se ho meno difesa. Sono brutto, brutto, brutto. Però vediamo se posso rollare un po' più velocemente. È sempre lento. Uno, via. Le anime. Vieni qua, bello. Vieni, vieni, bello. Due. Ora, appena tu spari. Io. No! Vabbè, non mi ha preso, non so come, ma bene. Fatti fuori questi. Altro muro di fumo barra nebbia. E qua. Oh. Ciao, amore. Un posto all'aperto. Piantare di lungo abbastanza. Vabbè, mezza vita. Ma che cazzo, dai! Che culo! Vita. Quanto odio questa cosa che non posso. Ok, è andato fuori. Morto. Titanite. Io volevo l'arma. Quanto odio questa cosa che non posso camminare mentre recupero vita. Sicuramente ci muoio. Là sopra c'è il mago, c'è qualcuno vicino a lui. Qua c'è qualcosa, sì. Anima di guardiana del fuoco. Proviamo a fare anche i parry. A questo con lo stocco, vediamo un po'. Ok. Dai, dai. Dai, amore bello, vieni. Dai, dai. Va bene, ciao. No! No, non ci credo! Te, stronzo bastardo. Non ci posso credere. Ha fatto il per. Allora, di te non mi fido più, sei un gran bastardo. Dai. Ok, andata. Invece, un'altra campana. Qua c'è altra gente oltre al mago bastardo. Ah, in culo.
Vabbè, cazzo però, oh. Il mago è andato. Però facciamo un sacco di questi. Ok, un'altra fiala. Prima che arrivano magari almeno. Ok, più o meno insomma. Bene. Fatti fuori tutti. Spada leggera spezzata. Ovviamente un'altra. E una sola fiaschetta d'Estus. Là c'è un altro di quelli stronzi. Qua invece. Grande anima, guerriero senza nome. Mentre tu vieni giù piano piano, io esploro qua intorno. Ok, prima ammazzo quello e poi vado su. Eccolo qua. Però ci abbiamo uno sputo di vita. Ci sarà un altro falò qua vicino. Ti prego, dimmi sì. Ne ho assolutamente bisogno. Allora. Non sembra. Oh, che cazzo, mi ha fatto prendere in colpo. Allora, là c'è uno cattivo, probabilmente. Sei cattivo? Via. No, non sei cattivo, sei solo morto. Devrai la cadavere, umanità. Vediamo adesso cosa c'è dietro. Ah, questa si apre? No. Dietro questa porta. Niente, nessuno. Per il momento. Aspetta, aspetta, aspetta. Anello incredibile. Parla. Still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Io ti conosco. Non ricordi il tuo nome, ma io ti conosco. Chiave misteriosa. L'ho usata, adesso se mi fai scomparire sta affare vorrei parlare con lui. Thank you. Yes. Sincerely, I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I have just been freed. Allow me some time. I am free. Now I can get back to work. Tu sì che hai una risata poco inquietante. Va bene, facciamo che basta. Madonna, era inquietantissimo comunque. Ora, la strada che non ho preso, che portava sopra tramite una scala. Vediamo dove ci porta. Spero ad un falò perché ne ho tanto bisogno. Zero Estus, poca vita. Su Dark non è una accoppiata bellissima, soprattutto se il gioco è così legnoso. Allora, parete illusoria imminente. Questa? Vediamo un po' se è vero. Quindi, o è sopra, o mi ha preso per culo. Molto probabile la seconda. Ok. Sia lodati il sole. Tu che dici? Coda. Attraversiamo. Vediamo che cazzo c'è. Una boss fight. Sicuro, sicuro una boss fight. Bella merda. Come faccio? No, è per forza una boss fight.
sono morto, sicuro, sicuro. Per forza, cioè non posso sopravvivere questa vita. Eh beh, giustamente, giustamente. No, è già a metà vita, buono. No, sono tre, sono tre. Ah, ok. Andato. Ok, puoi stare più lontano, io prendo danno per forza di qui. Oh, mio padre, bravo. Via, 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 via. Sì, sì. Io... Quindi questa era la demo di Dark Souls Remastered. Quello che ho potuto vedere io da una persona appassionata di videogiochi ma non esperta, come può essere una testata giornalistica che parla di videogiochi, o un Sabaku, e nomino lui perché penso sia uno dei maggiori esperti su quello che riguarda la saga di Dark Souls, che sanno vedere i tecnicismi del gioco, è stato una miglioria grafica, un frame rate magari un po' più stabile, però un gameplay che rimane quello del vecchio gioco. Non è stato cambiato per niente o pochissimo, ma io sinceramente non ho notato differenze. Quindi un gioco che all'uscita dovrebbe costare, se non sbaglio, 40-50 euro per giocare ad un gioco vecchio rifatto solo graficamente, secondo me non vale l'acquisto. Ho trovato delle parti divertenti in multiplayer, ma non date dal gioco. Sono cose successe, ma non penso siano state volute dagli sviluppatori. Mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto prenderlo, dato che Dark Souls 3 e Bloodborne che ho giocato sono stati i miei primi due Souls-like. Mi sono piaciuti tanto, avrei voluto tanto continuare la serie di Dark Souls anche prendendo l'1 e poi di conseguenza il 2, ma non credo proprio che lo farò. Ripeto, io non sono una testata specializzata in queste cose. Non sono un esperto di videogiochi in ambito tecnico. Io voglio solamente dire quelle che sono le mie opinioni. Cercare un confronto anche con altre persone, ma magari, senza fare una recensione perché non ne sono in grado. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se volete discutere di qualcosa, commentate. Se volete, sostenetemi, iscrivetevi e alla prossima.